record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link no time to waste. For the record. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ci troviamo a Miami Beach, siamo arrivati da circa un'ora con il nostro aereo. Abbiamo appena lasciato le valigie in casa e la prima cosa che dobbiamo fare qual è appena ovviamente, si arriva in un posto? Ovviamente la spesa, data che abbiamo preso la casa, quindi proprio con la cucina e tutto. Per questa settimana che saremo a Miami abbiamo deciso di fare la spesa e così siamo più sicuri e lì con la dieta. Ovviamente andremo anche magari a mangiare fuori qualche volta, cercando di rispettare più o meno la nostra alimentazione, però per una base di tutti i giorni andiamo a fare una bella spesa. E io ragazzi ho veramente tanta fame, quindi facciamo la spesa veloce perché dopo voglio mangiare. L'insalata romana, un pezzo, 5 euro. 5 dollari più o meno. Che ora dollaro euro siamo più o meno sulla stessa linea. Quindi 5 euro un'insalata. Io quando lavoravo al mercato, a dir tanto, quando si pagava tanto, un euro il pezzo. Sì. Quindi la rimettiamo a posto. 5 dollari non puoi mangiare solo se è d'oro o mi fa diventare gnocca, cioè però. Ma a chi piacciono le verdure, scusa? Io sono rimasta con la piccina che la roba verde faceva schifo. No, a me questa roba proprio, guarda, non fa per me. Siamo poveri, abbiamo speso tutti i soldi per il volo e per l'hotel, niente verdure. Prenderemo questi splendidi limoni per la modica cifra di 5 dollari e 15. Al sacchetto o al chilo? Al sacchetto. Al sacchetto. Che sono 6 limoni minuscoli. Vabbè. Le mele sono bellissime, sembrano molto molto buone. Prendiamo le banane, queste costano 70 centesimi per libra. La libra dovrebbe essere intorno al mezzo chilo, intorno al mezzo chilo, quindi più o meno 1,40 euro al chilo. Guardate ragazzi, le fragole bianche, guardatele a confronto con quelle rosse. Io non l'avevo mai vista in Italia, sono una qualità particolare che c'è qua negli Stati Uniti. La cosa bella degli Stati Uniti è che ci sono tantissime tipologie di burri di arachidi. Io vado su questi qui, che è quello classico che compro anche a Dubai, una marca americana molto buona. Cioè sia quello crunchy che quello con i pezzettini. Prendo quello classico. Vi voglio far vedere una cosa. Il prezzo per questo barattolo qui di burro di arachidi è 6,90 dollari. Vi voglio far vedere che qui c'è la Nutella e la Nutella costa tantissimo. Questo barattolino qui di Nutella, piccolino, costa 7,49 dollari, tantissimo rispetto all'Italia. Però questi qua sono burri d'arachidi in polvere con pochissime calorie, tipo un grammo di grassi per 2 tablespoon, quindi 13 grammi, cioè niente. Qui a differenza che in Italia c'è anche questa Monster qui, che è la Monster, quella senza zucchero. In Italia abbiamo solo questa qui bianca, qui c'è anche questa qua di questo colore. E costa 2,89 dollari. Una la prendo così l'assaggio. Non l'ho mai provata questa. In più c'è anche l'energy drink, il C4, che a Dubai si trova ma in Italia non l'ho mai visto negli scaffali. Questo qui è veramente potentissimo. Se lo prendete pre-workout vi dà un focus esagerato. Quindi se vi capita di provarlo, provatelo. In Italia penso si trova solo nei siti di integratori, perché il gusto è molto buono. A Dubai questi qua noi li abbiamo, ma in Italia mi sa che non ci sono. Se vi capita provate il Ghost anche come pre-workout o il C4. Io oggi ho preso la Monster perché voglio provare quello. Da amante delle gallette, queste sono le gallette più buone mai mangiate in vita mia al caramello. E hanno gli stessi identici valori delle gallette normali. Ovviamente hanno, cioè diciamo, più carbo tra virgolette, perché una galletta sarà tipo 20 grammi. Però sono buonissime, c'è una roba caramello. Esagerata, caramello, se no c'è cioccolato, salted caramel. Caramello salato. Queste si provano tutte. Almeno tra i pacchi. Le gallette come prezzo siamo circa sui 4-5 euro a pacchetto, che sono 200-300 grammi, quindi insomma vabbè ci sta. Rispetto all'Italia ci sono delle merendine mai viste, io non sono un mangiatore di merendine, però queste cose qui mi sembrano molto appetitose magari per fare uno sgarro. La confezione 5 dollari, c'è veramente tante tipologie diverse di dolcettini.
per chi piace sgarrare qui secondo me si diverte. Momento pollo, ovviamente, 2,7 libbre, che sarebbero circa 1,4 kg più o meno, $10. Vabbè, come prezzo più o meno. Io amore voglio questo. Sì, questo te lo cucini da solo. Però non è molto pulito, andrà un po' risistemato perché è pieno di grassetto, però ci armeremo di pazienza. Se no c'è questa piccola busta di pollo, amore. Sì, è più che altro magro. È magro, sì. È molto magro. Logicamente per tutti coloro che sono a dieta non può mancare il riso. I ragazzi che sono in fase di massa mangio il riso, jasmine. Non mangio il basmati lo mangio in definizione perché il basmati mi dà tantissima sazietà, in fase di massa faccio fatica a buttarlo giù, mentre il jasmine mi va giù, che è una bellezza e molto molto buono. Prendiamo una confezione che costa 7,20 euro, che cosa, 7 dollari. Irene in tutto il video dice tutto euro, ma qui sono dollari, non è euro. Irene deve sempre calibrarsi un attimo. Tonno al naturale, comunque per un palestrato è d'obbligo, noi non lo prendiamo adesso perché abbiamo preso molto pollo, quindi prima smaltiamo il pollo e siamo sui 5 euro. Ma lì sotto c'è anche a 3 dollari, vediamo. Non è euro, dollari. Dollari, e io ormai so per l'euro, sono più però grandi. Non è al naturale. Ah no, tuna in water, guarda, questo tuna in water che sarà una marca un po' più scabrosa probabilmente, un po' più costa cheap, un po' meno. Costa sui 3 euro e 20, 3, 3 dollari e 20. Ce la farò da qui a fine video, giuro, al conto lo dirò in dollari. Dolcificante, perché noi non usiamo lo zucchero, 2 dollari e 65 una confezione da 100 bustine. Olio di oliva extravergine della California, ne prendiamo mezzo litro perché comunque dobbiamo stare una settimana qua e siamo in 3. 7 dollari e 19. C'è buonissimo anche l'olio di avocado, che io in realtà non l'ho mai assaggiato, ma ho sentito da tanti che è veramente buono. E attenzione, tutti i tipi di PAM, che per chi non lo sapesse, ma chi ci segue lo sa, io sono innamorata dei PAM perché questi sono quelli per ungere la padella senza calorie. Olio spray. No, calorie. Top. Però adesso non lo prendiamo perché per una settimana ci arrangiamo con l'olio e lo semplicemente gocciolina sulla padella e poi lo puliamo col fazzoletto e via. Qui si trova anche il macinato di tacchino, cosa che a Dubai è un pochino più rara da trovare. E la cosa bella è che c'è scritto anche la percentuale di grasso che sta nell'alimento. Qui c'è 15% di grassi e costa un pochino meno perché è un pochino più grasso. Qui abbiamo uno scaffale tutto di bustine di carne secca. Questa è carne di bufalo, carne di manzo, e non ha grassi. E sono degli snack che si possono mangiare quando andiamo in giro. La cosa però non buona è che una bustina così da 30 grammi costa circa 6 dollari, quindi molto costoso, ma è anche molto buono. Io una volta l'ho provato, è veramente molto buono. Per la colazione andiamo con avena classica in fiocchi, proprio base, per fare dei porridge, e questa viene sui 3 euro e 3 dollari. Non ce la farò, ragazzi, giuro che a fine video ce la farò. 3 dollari e 50 per mezzo chilo. Forse un po' più rispetto all'Italia, ma non sono sicura. Sto cercando di capire qual è l'albume un po' più cheap, però più o meno vengono tutti uguali. Siamo sui 6 dollari al litro. Solo per te ci vuole 300 euro di spesa a settimana. La mia dieta è costosa, ragazzi. Irene mangia come gli uccellini, io mangio come... No, è diverso, è che Gianmarco è viziato. Io mangio come l'iguana che sta qua fuori. È dura, comunque uova, albume. Mi sono viziato. Lei no, Irene no. Non so perché, ma il mio petto va al ritmo di musica. E qui ci sono le musichine di Natale. Yogurtino greco per me per la mattina, 170 grammi, 3 grammi di grassi, quindi relativamente pochi, va bene. Per circa 1 kg, 5 dollari, quindi ci sta, va bene. Abbiamo preso solo 3 bottiglie d'acqua, che oltretutto costano un abuso, ma credo che costino tantissimo perché in realtà forse qua l'acqua è potabile dal rubinetto. Quindi abbiamo detto prendiamo 3 bottiglie intanto, anche perché siamo a piedi e quindi caricarcene chissà quante non è il caso. E poi sentiamo in hotel se effettivamente è potabile, se fosse
fosse potabile andiamo a riempire queste con l'acqua del rubinetto. Questa, ragazzi, è tutta la nostra spesa, adesso ve la facciamo vedere nel dettaglio. Prima che finisce il video scrivete qui sotto secondo voi quanto abbiamo speso, vediamo momento, chi ci indovina. Momento verità. Qua, come anche a Dubai, impacchettano loro la spesa, che è ottimo per me che non sono per niente brava. Ho aggiunto un piccolo sgarrettino. Ci sta. No, caro, non puoi sgarrare con me. La dieta. Io in aereo non ho mangiato niente, ho bisogno di benzina. Comunque stanno notando che fa la spesa in America è un lusso, eh? Ragazzi, abbiamo speso la bellezza di $177.45. Abbiamo fatto il carrello abbastanza piano, però secondo me non basterà questo cibo per tutta la settimana. Però c'è da considerare che magari un paio di sere andiamo anche a mangiare fuori. Ragazzi, la nostra spesa è appena terminata qui da Miami Beach. Che cosa dobbiamo fare anche? Che cosa dobbiamo ricordare al nostro pubblico? Ah, dobbiamo ricordare ovviamente di iscriversi al canale, lasciare un bel like, un bel commento e farci sapere se vi piacciono i video di questo tipo, perché ne arriveranno magari degli altri.